Cayo Largo è uno dei più importanti luoghi al mondo per la riproduzione della tartaruga verde di mare, la Chelonia midas, ma anche della più nota careta careta. Animali questi in pericolo di estinzione, ma che qui a Cayo Largo sono fortemente protetti. In quest'isola la vita è considerata infatti un bene prezioso e le azioni a tutela degli animali marini e terrestri sono tra le priorità del parco, istituito nel 1997. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Siamo a Cayo Largo, un'isola dichiarata parco naturale dallo Stato cubano con il fine di proteggere tutte le specie animali e soprattutto la fauna marina di questo luogo, in modo particolare la tartaruga. La tartaruga è un animale molto speciale qui a Cayo Largo. C'è una riserva creata specialmente per loro, dove Ruben dirige gli studi sulle tartarughe. Boris e Ruben si avviano verso Playa Lindamar, una tra le spiagge più grandi e belle dell'intera isola, frequentata spesso da nudisti e pressoché deserta e disabitata. Con occhio attento, Ruben cerca i nidi delle tartarughe. Obiettivo: recuperarne le uova e metterle al sicuro. Le zone di nidificazione sull'isola sono messe infatti sotto sorveglianza per fare in modo che predatori e agenti naturali non attentino alla sopravvivenza delle piccole tartarughe appena nate. Qui nidificano tre specie di tartarughe. La tartaruga caguama, conosciuta in Italia come caretta caretta, la tartaruga verde e la tartaruga embricata. Un progetto davvero interessante, se si considera che quando le uova si schiudono, le piccole tartarughe si dirigono verso il mare, rischiando di essere predate da gabbiani, pellicani e cormorani. Per evitare questo rischioso attraversamento del tratto di spiaggia che le separa dai fondali marini, Ruben e altri colleghi monitorano giorno dopo giorno le spiagge dell'isola, in cerca di nidi e uova da salvare. Facciamo un conteo? Usiamo un contenitore. Poniamo un pochito di arena. Ci mettiamo un po' di sabbia per evitare il movimento delle uova. Algo molto importante. Una cosa molto importante. La stessa posizione che ha l'uovo nel nido deve essere mantenuta nel contenitore. Non si può girare l'uovo né metterlo sotto sopra. Quando le tartarughe depongono le uova è generalmente sera. Il progetto di tutela e protezione prevede che anche i turisti possano assistere a questo miracolo della vita. In questa attività solitamente partecipano anche i turisti che visitano l'isola, sia cubani che stranieri. È proprio con il favore della notte, infatti, che le tartarughe escono dal mare per preparare il nido alle loro piccole creature. Grazie all'ausilio dei biologi del parco e della loro attrezzatura a raggi infrarossi, il coinvolgimento in questa avventura si può vivere davvero da vicino. Anzi, forse è meglio dire dal di dentro. Lasciamo Playa Lindamar in compagnia del nostro prezioso ritrovamento che Ruben trasporta con grande cura e amore. La nostra prossima tappa è un altro santuario della natura, il Tortughero, un allevamento di tartarughe gestito da un simpatico appassionato di animali, Leonardo. Un centro di riproduzione, questo, che fa parte del piano di conservazione e protezione delle risorse naturali di Cuba, dove sono condotti importanti progetti per la protezione e la tutela delle tartarughe. Buona Leonardo, buona la mano. Ciao Leonardo, posso salutarti, come stai? Bene, sto preparando il nido. Quante uova hai portato? Ho portato 138 uova della tartaruga caretta, che andremo a posizionare in due o tre nidi. Come funziona l'area di incubazione? Come funziona l'area di incubazione? Ci vogliono circa 60 giorni perché si schiudano le uova delle tartarughine. Una volta nate, le portiamo in piscina dove restano qualche giorno.
In questo momento stiamo organizzando la liberazione delle piccole tartarughe con gli hotel dell'isola, in modo che i turisti di Cayo Largo possano partecipare. È così che funziona quest'area di incubazione. Quando meno se lo pensa.